Ludopatia è il termine mediatico utilizzato per definire una vera piaga sociale che coinvolge un numero molto preoccupante di persone e le loro famiglie. La stima nazionale è del 2,2% della popolazione fra i 15 e i 64 anni, con punte, come nel caso di Milano, attorno al 3%. Parliamo, con parole più corrette, del gioco d'azzardo patologico, un disturbo che condivide le stesse caratteristiche cliniche delle altre dipendenze patologiche. Ad oggi, però, è ancora poco diffusa la consapevolezza che questo fenomeno sia un vero e proprio disturbo e che, in quanto tale, richieda specifici percorsi di cura e di riabilitazione. Proprio allo scopo di diffondere la coscienza del problema e per realizzare concreta prevenzione, all'ospedale Niguarda di Milano è nato Spazio Gio, un servizio di sportello dedicato a chi avesse bisogno di aiuto grazie a una qualificata equipa di psicologi, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e psichiatri in caso di richiesta specifica. Del progetto, finanziato da Regione Lombardia, che per il contrasto al gioco d'azzardo patologico ha messo a disposizione 12 milioni di euro solo negli ultimi 2 anni, ci parla il direttore generale di Niguarda, Marco Bosio. È importante che anche Niguarda si attivi rispetto a questa problematica. Qui siamo in un grande ospedale, ci sono 10.000 persone che circolano ogni giorno. Il fatto di intercettare queste persone, i propri familiari e cercare di dare un aiuto diventa molto importante. Per questo è un momento appunto di accoglienza, di ascolto per cercare di capire quali sono le problematiche per poi accompagnare queste persone in un percorso appunto di cura, cercando di responsabilizzarle rispetto al loro problema. Il nostro Dipartimento di Salute Mentale affronta tutta quella, la patologia appunto della mente a 360 gradi. Questo è un po' un tassellino che ci mancava, grazie alla Regione Lombardia che ha finanziato questa iniziativa, diventa qualcosa in più proprio per cercare di accogliere e fare in modo appunto di essere responsivi rispetto a quello che è un'esigenza di queste persone che hanno questa problematica. Parliamo di una piaga sociale, come è stata definita, un grosso problema per quanto riguarda diverse fasce della società. Vi sentite un po' di svolgere anche un ruolo importante da questo punto di vista? Certo, è una dipendenza a tutti gli effetti, molto diversa dalla tossicodipendenza, anche i soggetti sono molto diversi, per cui l'approccio deve essere diversificato. Certamente non è un approccio di tipo classico. È qualcosa che è uscito negli ultimi anni, dobbiamo essere pronti appunto di recepire questi tipi di esigenze e fare in modo appunto di dare un accompagnamento, una risposta a queste persone che essenzialmente hanno bisogno. È un progetto importante, un presidio fondamentale nel contrasto al grave problema del gioco d'azzardo patologico, quello di Spazio Gio. Sentiamo allora Rossana Giove, direttore sociosanitario della TS Milano Città Metropolitana. Un grande orgoglio per vedere realizzato comunque uno sportello GAP, il primo sul nostro territorio, ed è uno sportello che nasce da una esperienza maturata in questi anni sulle dipendenze patologiche, che porta proprio le strutture ad essere sempre più vicine e sempre più prossime. Lo sportello GAP ha una duplice funzione, sia quello di rendere visibile un problema che si tende a nascondere, sia quello di essere disponibile per i familiari che vogliono aiutare il proprio congiunto affetto da questa patologia che generalmente nasconde, a capire e ad avere degli strumenti adatti per portarlo poi a un percorso di cura e quindi un percorso di tipo terapeutico. Questo sportello, proprio ieri Regione Lombardia ha stanziato dei nuovi fondi per cui ci sarà attivo ancora per un anno e poi speriamo di poterlo trasformare in un servizio vero e proprio. Il progetto di Spazio Gio è gestito dal qualificatissimo Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale Niguarda. Ai nostri microfoni il suo direttore, il dottor Mauro Percudani. L'ospedale Niguarda ha voluto attivare un progetto grazie a un finanziamento di Regione Lombardia e di ATS Milano sul tema del gioco d'azzardo patologico e lo ha fatto nella logica della prevenzione, quindi costruendo un punto di informativo nel quale le persone che transitano possono sia avere informazioni perché ci sono degli operatori presenti al corner, sia avere anche l'opportunità di vedere attraverso dei video e delle locandine, dei disegni, delle immagini, avere informazioni su come chiedere aiuto
per problemi di dipendenza da gioco. Noi sappiamo che la dipendenza da gioco è molto diffusa e nello stesso tempo le persone che ne soffrono fanno fatica a riconoscere il loro problema e molto spesso c'è anche il tema della vergogna di chiedere aiuto. Quindi abbiamo cercato di costruire un progetto che allo stesso tempo desse informazioni, avvicinasse le persone, ma anche attraverso un ambulatorio che c'è qui in ospedale offrisse percorsi individualizzati per affrontare il problema specifico. È un progetto che si è avviato proprio nei giorni precedenti al lockdown e già in pochissime settimane, tra la metà di febbraio e l'inizio di marzo, abbiamo avuto diversi contatti, quasi una quarantina di contatti e anche una decina di persone, 8-10 persone che si sono rivolte a noi per l'ambulatorio. Poi il lockdown naturalmente ha reso necessario sospendere queste attività di promozione. Abbiamo continuato a ricevere qualche telefonata e assistito qualche persona da remoto. Ora stiamo ripartendo e pensiamo che insomma, l'opportunità che stiamo creando possa essere d'aiuto per tante persone. È un progetto innovativo e quindi speriamo di riuscire a cogliere anche l'interesse e di avvicinare le persone che hanno bisogno, perché questo è il tema vero, riuscire ad avvicinare persone che altrimenti non sarebbero facilmente curabili e non accetterebbero facilmente di entrare in servizi più ordinari. È una sperimentazione, una progettualità, però pensiamo di essere sulla strada giusta. La ludopatia è un fenomeno socialmente grave, è stata definita proprio una vera e propria piaga in Lombardia, in modo particolare. Come possiamo interpretare questa patologia da un punto di vista proprio medico? È una patologia che rientra nell'ambito delle dipendenze e come in molti casi deve essere approfondita, perché può nascondere dietro problematiche diverse. Anche tra le persone che noi abbiamo già incontrato abbiamo visto che ci sono persone in cui il problema del gioco si sovrappone ad altri problemi di salute mentale e ci sono persone nel quale il problema è specificamente legato a un disturbo della dipendenza. Anche qua c'è bisogno poi di inviare queste persone a servizi diversi per una presa in carico personalizzata. Alcune persone abbiamo dovuto inviarle ai servizi di salute mentale e di psichiatria quando alle spalle c'erano problemi di questo genere, in altri casi ai servizi per le dipendenze quando invece il problema era molto più specificamente legato a un tema di dipendenza patologica. Quindi è anche un momento importante di screening, di valutazione per cercare il percorso più appropriato per la singola persona. In conclusione, di che numeri parliamo? Ma allora, in senso generale l'epidemiologia ci dice, i dati ci dicono che si ritiene che tra il 2-3% della popolazione abbia in qualche momento un problema di dipendenza a gioco d'azzardo. Sappiamo che oggi è facilissimo poter giocare, lo si fa dal tabaccaio, lo si fa su web, lo si fa con le scommesse, insomma è una... E molto spesso magari uno incomincia pensando di riuscire a governarsi e poi senza rendersi conto perde il controllo della situazione. Noi abbiamo un'esperienza ancora molto limitata con questo progetto, che come dicevo siamo partiti da poco, però in poche settimane, dicevo, abbiamo già contattato quasi una quarantina di persone e già viste una decina di persone. Sono dati incoraggianti, speriamo che naturalmente nel prossimo futuro, nei prossimi mesi, il progetto possa proseguire e si possano incontrare le tante persone anche che transitando in un ospedale grande come Niguarda possono ricevere le informazioni giuste e essere indirizzati in maniera corretta per affrontare il loro problema. Il Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale Niguarda di Milano si avvale di specialisti di alto profilo. Uno di questi è il dottor Ivan Limosani, anima del progetto Gio, che spiega a Lombardia Notizie anche aspetti poco conosciuti del gioco d'azzardo patologico dal punto di vista medico e delle categorie di persone coinvolte, dal problema degli anziani a quello dei giovani. Il termine ludopatia, diciamo che è un termine soprattutto giornalistico ed è un termine che si usa colloquialmente. A noi piace di più utilizzare il concetto di disturbo da gioco d'azzardo. È un disturbo a tutti gli effetti, una dipendenza
una dipendenza comportamentale, quindi una dipendenza che non ha un oggetto come il farmaco, la sostanza stupefacente, la droga, però è un disturbo a tutti gli effetti con tutti i correlati connessi, ad esempio con le problematiche comportamentali, con l'astinenza e con quello che succede quando una persona sviluppa una dipendenza, quindi furti, menzogne, necessità di procurarsi il denaro e con un malessere soggettivo legato proprio a questo comportamento. Sì, esistono persone che hanno solo un disturbo da gioco d'azzardo, ma molto spesso ci sono delle comorbidità, cioè altre condizioni patologiche che si associano a questa. E alcune sono altre dipendenze, per esempio l'alcol, altre sostanze, la cocaina. Altre sono invece delle patologie psichiatriche a tutti gli effetti, per esempio la depressione, alcune forme di disturbo bipolare, alcuni disturbi di personalità. E non dimentichiamo che ci sono anche delle condizioni più strettamente neurologiche, ad esempio quelle condizioni, alcune forme di morbo di Parkinson in trattamento farmacologico alcuni farmaci possono vedere un incremento dei comportamenti di questo tipo, dei comportamenti proprio di gioco d'azzardo. Ed è anche un fenomeno sociale che caratterizza delle fasce di popolazione le più fragili. Per esempio negli ultimi anni si è visto un incremento nella popolazione delle donne anziane, una fascia della popolazione che storicamente non era abituata a giocare, che non aveva accesso alle modalità di gioco più tradizionali e che invece oggi incomincia ad essere vista nei bar, nelle tabaccherie, nelle sale bingo. E quindi un po' perché il gioco diventa una modalità anche di evasione, di socializzazione e poi però con tutta una serie di problematiche. Lei ha citato le persone anziane, in particolare le donne anziane. Ci sono numeri importanti e preoccupanti anche per quanto riguarda i giovani, soprattutto per le proposte di gioco online, quindi video poker o giochi di questo tipo. Siete preoccupati da questo fenomeno? Può avere delle conseguenze future? Sì, i giovani e i giovanissimi sono una fascia d'età particolarmente interessata in realtà, anche se diciamo il target classico è l'uomo di 50 anni per intenderci, però in realtà i giovani, i giovanissimi, gli adolescenti giocano tanto e giocano con delle modalità diverse. Classicamente c'è la modalità online e con lo strumento dello smartphone che diventa il device su cui confluisce tutto, quindi social, la comunicazione e anche il gioco, e anche il gioco d'azzardo, cioè il gioco che richiede un impegno economico. A volte addirittura diventa difficile distinguere il gioco online, quindi dal gioco d'azzardo, perché a volte dei giochi che nascono come dei giochi a tutti gli effetti poi a un certo punto richiedono un investimento economico, per esempio per salire di livello, per acquisire nuove armi o certi punteggi. Quindi a un certo punto si entra in un vortice in cui il gambling, una terminologia anglosassone, il gaming e quindi il gioco d'azzardo e il gioco diventano un po' la stessa cosa. È una fascia d'età un po' difficile da intercettare perché non si rivolge spontaneamente ai servizi, perché non riconosce il problema e perché insomma comunque probabilmente vede i servizi per le dipendenze come qualcosa di non adeguato alla sua esigenza e alla sua problematica, se anche riconosce di averla. E quindi sono un po' nell'ombra. Spesso li vediamo in situazioni di urgenza, in situazioni in cui magari questo equilibrio si è rotto per qualche motivo e allora il ragazzo arriva a chiedere aiuto, magari per una sintomatologia depressiva importante, per delle complicazioni, ecco, più che per il disturbo in sé. E molto spesso sono i familiari a chiedere aiuto. E uno degli obiettivi del nostro spazio è proprio quello di intercettare e di accogliere anche i familiari, anche quando non sono i diretti interessati a chiedere aiuto, perché classicamente nei servizi se manca il paziente il servizio non si attiva o si attiva con più fatica. Noi invece stiamo cercando di accogliere anche i familiari, anche quando sappiamo che magari il diretto interessato non verrà, perché pensiamo che anche lavorare sulla famiglia possa essere un elemento importante per migliorare comunque la situazione.